che cosa si occupa Green Wall Israel? È un'azienda che si occupa di giardini in verticale, ed in particolare ha realizzato questo vertical field, questo progetto per il padiglione di Israele. È un'azienda israeliana specializzata proprio con un sistema per realizzare pareti in verticale verdi. Quello che vediamo qui è il primo campo verticale agricolo coltivato a cereali, il più grande nel suo genere in dimensione, perché sono più di 1000 metri quadri, raggiungono un'altezza di 12 metri. Il sistema è basato su un concetto di riserva di acqua, quindi non solo un'ala gocciolante che garantisce quindi un risparmio di acqua, ma anche una piccola riserva d'acqua. È molto necessario per le zone di Israele. L'altro plus di questo sistema è il fatto che è basato su un terriccio speciale che consente di dare un substrato giusto a qualsiasi tipo di coltivazione e di raggiungere anche altezze elevate. Quali sono i campi di applicazione di questo sistema? Allora, il sistema nasce come applicazione nel campo del giardino verticale ornamentale, ma con questo progetto siamo riusciti a realizzare una parete agricola, la prima vera parete agricola, e di conseguenza quello che noi vediamo nel futuro è veramente l'agricoltura urbana, quindi la possibilità di utilizzare con un sistema molto semplice, molto facile, per arricchire proprio le nostre città anche di prodotti agricoli. Quindi potenzialmente tutte le cittadine potrebbero avere degli spazi coltivabili? Assolutamente sì, dal piccolo orto domestico sul proprio balcone a veri e propri spazi verticali dedicati all'agricoltura. Ecco, quali sono i risparmi a livello di quantità di acqua usata per questo tipo di coltivazione? Allora, questo tipo di coltivazione nasce proprio con l'idea di risparmiare il più possibile l'acqua, perché nasce in Israele, terreno dove c'è proprio necessità di conservare l'acqua. Questo sistema usa un sesto dell'acqua rispetto agli altri sistemi di verde verticale. Ci sono anche dei dati rispetto invece all'agricoltura tradizionale in campo aperto? No, non ancora, perché non abbiamo, è il primo lavoro che abbiamo fatto di agricoltura, però lo testeremo.